Sindaco Emiliano, Bari al centro delle classifiche, in maniera più o meno controversa, il sindaco tra i più amati d'Italia, la città che per la seconda volta è finalista nell'Oscar per il bilancio della pubblica amministrazione, nel contempo anche nella stessa classifica del Sole 24 Ore, la città al 100° posto su 107 per qualità della vita. Quindi, come dire, statistiche altalenanti, come vive il sindaco di Bari questa situazione? In realtà la classifica del Sole 24 Ore è per le province, quindi è un complesso. Peraltro devo dire che è una classifica, quella del Sole 24 Ore, secondo me molto milanese, perché valgono, che ne so, il numero dei divorzi, valgono il livello dei depositi bancari, vale, per esempio, vale il verde naturale nella qualità della vita e non vale il mare non viene calcolato perché a Milano non sanno neanche che cos'è il mare e quindi non hanno un'idea di quanto incida sulla qualità della vita. Insomma, sono delle graduatorie costruite un po' come i campionati di calcio, per far vincere sempre la Juventus e il Milan o l'Inter, ma noi, come posso dire, facciamo il tifo per il Sud e quindi badiamo ai numeri, quelli aziendali. Dal punto di vista aziendale, il Comune di Bari è il primo comune italiano, cioè primo per spending review. Abbiamo diminuito le spese superflue meglio di chiunque altro, ci supera forse il Comune di Torino, però con la pistola dietro la testa del default, perché Torino lo fa per necessità, noi lo facciamo per tradizione, che è una cosa diversa. Siamo la città italiana che costa meno al contribuente, il costo del lavoro è il 24-25% della spesa corrente, neanche le aziende private, neanche le banche hanno questo rapporto. Abbiamo il minor numero di dipendenti tra tutte le amministrazioni comunali di città metropolitane, abbiamo il minor numero di dirigenti, solo 42, tra tutte le città metropolitane. Abbiamo risanato tutte le aziende che non perdono più denaro, anzi qualcuno paga pure le tasse con mia grande irritazione, perché non solo ci tagliano i soldi quelli di Roma, li dobbiamo pagare pure le tasse. E più in generale, ecco, quest'Oscar del bilancio ci dice anche che siamo capaci di fare un bilancio solido, trasparente e rispetto al quale i cittadini possono capirci qualche cosa, che è una cosa molto importante perché consente loro di partecipare alla politica, perché poi il bilancio non è un atto contabile, è l'atto politico più importante dell'anno di un'amministrazione comunale. Passiamo un attimino alle vicende più politiche, perché l'amministrazione è in addirittura d'arrivo. A tal proposito diciamo che l'anno prossimo il Giro d'Italia partirà da Bari, ha scelto Bari come città della tappa. Dopo il prologo irlandese, 2.000 persone che si trasferiranno qui in Puglia e il Giro d'Italia parte da Bari. Addirittura d'arrivo per l'amministrazione, ci sono primarie in vista, il Partito Democratico non è che sia proprio in situazioni tranquille e in più il segretario qualche ora fa ha anche avuto il coraggio di dichiarare che probabilmente come presidente, come premier, potrà concorrere anche chi non passa tra le primarie. Che succede in questo partito? Allora, andiamo per gradi. Il Partito Democratico della città di Bari vive molto tranquillamente. Il segretario uscente è stato rieletto con una maggioranza di più del 70%. Si tratta di una donna, di un ingegnere ambientalista, che non viene dalla tradizione né dei DS né dalla Margherita, è una nativa del PD, ha una mentalità completamente diversa, sicuramente diversa da quella di Epifani, che nel pieno delle primarie lancia la candidatura di Letta per tentare di confortare evidentemente uno dei due fronti, quello cuperliano, che si rende conto di avere un'offerta politica, diciamo, di leadership molto debole. E, insomma, che queste sono cose che non si fanno, lo dico con affetto ad Epifani, che, come posso dire, evidentemente spaga un po' il noviziato in politica, perché viene dal sindacato, è stato un bravissimo e importantissimo segretario generale della CGIL, ma trasformarsi in uomini politici non è la stessa cosa, ci vuole, come posso dire, un quid pluris, si dice con termine giuridico, che alle volte può mancare anche in uomini eccezionali come Epifani. Sulla città al momento abbiamo due candidature ancora espresse, ieri uno degli ipotetici candidati si è ritirato, il presidente della provincia Schittulli, ancora, come dire, i pezzi da 90 ancora non scendono in campo,
primaria anche sulla città di Bari. Lei oggi annuncia che il Comune aprirà le porte a tutti i candidati per potersi preparare al prossimo mandato. Sì, io ho detto che tutti i candidati, tutti coloro che si candideranno a sindaco di qualunque schieramento potranno chiedere di incontrare me, i membri della Giunta, i dirigenti del Comune, potranno chiedere di ottenere documenti, informazioni, potranno muoversi per la struttura comunale con diciamo, una relativa libertà compatibilmente con il nostro lavoro quotidiano, potranno cercare di capire, di conoscere, di incontrare i dirigenti, di incontrare i dipendenti delle aziende municipalizzate, insomma di farsi un'idea e anche per capire che poi tra il dire e il fare c'è una bella differenza. Io in questi 10 anni sono stato la persona che ha fatto il sindaco di Bari più a lungo di chiunque altro, lì c'è tutto l'elenco dei sindaci della città e se uno lo va a consultare si accorge che, devo dire, anche con una relativa tranquillità siamo arrivati alla fine e abbiamo fatto un record da questo punto di vista. Io lo devo ai baresi che mi hanno sostenuto moltissimo fino ad oggi, praticamente in tutti questi 10 anni, adesso al di là del fatto che sono arrivato primo, secondo, terzo nelle graduatorie di gradimento, certo alla fine c'è stata questa chicca importante di essere almeno tra le grandi città il sindaco più amato d'Italia, questo è stato un bellissimo regalo di fine mandato, però ecco, noi non siamo mai scesi sotto il 55% del gradimento, cosa che ovviamente è molto significativa anche del sostegno che ho avuto dalla cittadinanza e questo lo devo mettere a disposizione degli altri in maniera neutrale, cioè nessuno potrà adoperare, neanche i miei assessori se dovessero decidere di candidarsi, nessuno potrà adoperare il comune come struttura amministrativa per avvantaggiarsi in campagna elettorale, noi saremo uguali per tutti, quindi consentiremo al Movimento 5 Stelle, al PDL, ai candidati civici, alla sinistra di avere con l'amministrazione comunale lo stesso rapporto. Ho chiesto agli assessori, se si dovessero candidare, di dimettersi in modo tale da non utilizzare neanche in maniera involontaria il peso che gli deriva dal ruolo di assessore nelle campagne elettorali e credo che questo sia un gesto, come posso dire, che deve consentire alla campagna elettorale di diventare un grande momento di formazione politica per chi aspira a essere istituzione e anche per i cittadini che devono votare in modo consapevole, conoscendo i fatti di cui gli parleranno in campagna elettorale, altrimenti si rischia di costruire una campagna elettorale basata sul populismo e sugli insulti, una cosa che non serve né ai cittadini né agli aspiranti sindaci. Quale può essere la deadline, a suo parere, per chi non ha ancora avanzato per la propria candidatura? Tutti stanno aspettando, diciamolo in parole chiare, la decisione di Antonio De Caro. Nel frattempo lei ha espresso, come dire, attenzione anche nei confronti del candidato Di Paolo. No, io dico questo, che la deadline la stabiliranno i partiti del centro-sinistra, la stabilirà il quadro della coalizione. Mi permetto di suggerire per esperienza che sarebbe bene avere i nomi entro la fine di dicembre, al massimo nei primi 15 giorni di gennaio, e fare poi le primarie entro la fine di gennaio o al massimo entro i primi 15 giorni di febbraio. Questo peraltro non è, diciamo, neanche troppo geniale, come è evidente che bisogna fare così. Dopodiché qui non stiamo aspettando nessuno, ecco, questo vorrei essere chiaro. Non ci sono, dal mio punto di vista, candidati talmente forti, talmente carismatici, né a destra né a sinistra, da essere l'alfa e l'omega di questa campagna elettorale. Di dire Falqui basta la parola, si diceva un tempo, non basta il nome del candidato. Bisogna mettere insieme un progetto, bisogna mettere insieme un gruppo di sostenitori che devono essere chiari, trasparenti, e questi sostenitori devono battersi in campagna elettorale in maniera informata, ecco perché voglio aprire l'amministrazione comunale, e comunicare ai cittadini le varie opzioni, in modo che i cittadini possano scegliere nella migliore delle maniere. Questo processo non attende, cioè chi ha voglia e desiderio di candidarsi ha la tigre negli occhi di fare il sindaco di Bari, tiri fuori l'anima, e tiri fuori le sue intenzioni e parta, perché la mia esperienza è stata un'esperienza bella, bellissima, perché è nata così, è nata senza troppi ragionamenti, ma molto sull'istinto.